Bentornati su canale Non Apriete Questo Blog. Oggi siamo qua a parlare, a fare la recensione. Insomma, parliamo un po' di Stranger Things 3. Posso combattere meglio di ognuno di noi, ma devi stare al sicuro. Ma che è? Devi fidarti di me. Madre di Dio. Vi dico cosa penso delle prime due stagioni, velocemente. La prima stagione mi era piaciuta molto ed ero veramente rimasto colpito per la cura con cui è stata fatta. Mi era piaciuto molto il tema musicale, mi era piaciuto il design del logo, mi erano piaciuti i personaggi, mi era piaciuto un po' tutto. Anche se devo dire che già lì iniziava a puzzarmi sta cosa dello scopiazzare. Nel senso che qui non stiamo parlando di trarre ispirazione o trarre beneficio dalla cultura anni 80 cinematografica e musicale. Qui stiamo parlando di scopiazzare. Di fare un collage, un vero e proprio collage. So come dire, se voi guardate un vero film degli anni 80, non ci sono tutti questi elementi, tutti concentrati in un unico film, no? Che altro dire? Mi piacevano, i bambini mi piacevano, erano bravi, sono bravi attori. Qualcuno ha anche fatto il primo capitolo di It, il remake, che poi un remake non è. E niente, si lasciava guardare. Devo dire che però la prima stagione mi aveva abbastanza preso. La seconda stagione è iniziata molto, molto male, secondo me. Non prendeva, non attecchiva, non si capiva dove volesse andare a parare. Lascia un po' il tempo che trova. Sfido chiunque di voi a ricordarvi che cosa succede nella seconda stagione, così al volo. Molto carino il finale in stile commedia amorosa, in cui Undy e l'altro Pirletta si sbaciucchiano. Molto carino, sembra un po' appunto la scena di Ritorno al Futuro, quando la mamma e il papà di Marty si devono baciare. Queste cose qua, insomma. Terza stagione inizia malissimo, secondo me. Il primo episodio è veramente terrificante, perché è un agglomerato di stereotipi tutti buttati dentro nel primo episodio e non, fondamentalmente non succede niente. Poi dopo gli episodi diventano sempre più intriganti, iniziamo a vedere che succedono delle cose anche un po' horror finalmente, no? C'è del sangue, ci sono dei morti, ci sono delle persone che vengono quasi zombizzate, che vengono trasformate praticamente in una sorta di zombie. Anche lì siamo di fronte praticamente a una sorta, chiamiamolo, plagio del Villaggio dei Dannati. È veramente un mashup di idee robacchiate qua e là. Anche se devo dire la verità, poi alla fine la serie ti prende e riesci a guardarla, ti diverti. In alcuni momenti ti esalti pure, ti gasi. Ci sono tantissime cose di regia, insomma, molto belle, molto, ma molto anche già viste. Insomma, si va avanti. Devo dire che questa terza stagione di Stranger Things mi ha divertito veramente tanto fino a un certo punto. L'ultima puntata l'ho trovata una ciofeca, nel senso che non lo spoilerò. Però le trovate per comunque combattere questa forza maligna sono piuttosto banali. Diciamo che morirà qualcuno e ho trovato anche banale questa scelta, che è per... Ma poi perché cazzo non devo spoilerare? Scusate, l'avrete già vista tutti, mi sono rotti i coglioni. Cioè, il fatto che muoia il papà di Undy l'ho trovata una furbata incredibile. Qui non muoiono i personaggi che devono andare avanti e portare avanti sta benedetta serie all'infinito. E qua siamo al solito discorso, ragazzi, che io credo che il 90% di voi sia d'accordo con me. Le serie devono finire, devono essere scritte e devono iniziare a finire in base a quelle che sono le esigenze artistiche di chi sceneggia le serie. Non si possono scrivere le serie in base al successo che fanno, in base agli attori, perché dovete farci un sacco di soldi. Questo è il punto. Quello che vi posso dire è che Stranger Things è una serie che te la puoi divorare tutta, tutte e tre le stagioni, in pochissimo tempo, ti divertirai, ma effettivamente ti diverti perché è montata bene, ci sono delle battute simpatiche. Nonostante comunque l'ho trovata un po' banale per tante cose, proprio perché sono tutte cose che abbiamo già visto, devo dire che c'è stata una trovata davvero geniale. C'è questa scena molto bella, che comunque è una scena fanservice fatta apposta per far godere o masturbare
la gente su ste cose. Vabbè, poi alla fine parliamo anche di questo. Comunque questa scena dove i due bambini sono nel cinema, dove stanno proiettando Ritorno al Futuro 1, finiscono nella sala del proiezionista, quindi non si vedono le scene del film di Ritorno al Futuro, ma si sente la musica. E il montaggio di Stranger Things è montato sulla musica di Ritorno al Futuro. Insomma, l'ho trovata veramente un'idea molto brillante. Detto ciò, è comunque una marchetta fanservice. Non parliamo poi del momento in cui cantano la canzone della Storia Infinita. Sarà anche divertente, va bene. Ma che cos'è tutta sta roba? Mi spiegate che cos'è? Che cosa ci lascia? Che cosa ci ha lasciato? Questa serie TV, che cosa lascia? Insomma, il mio giudizio su Stranger Things è che possiamo tranquillamente interromperlo qua, perché il finale era veramente di una noia mortale. Io parlo dell'ultima puntata. L'ultima puntata è veramente una palla, con cose tirate per i capelli e i russi che sono caratterizzati in una maniera ridicola. Sono veramente, cioè, ci sono delle cose che sono veramente... Ora vi faccio un esempio. Il russo tutto ingessato che va a picchiare e uccidere tutti è una palese citazione del Terminator, quello liquido, insomma, di Terminator 2. Adesso non mi ricordo il modello di Terminator, ve lo scrivo. Tutto il film è fatto così, tutto prendendo stereotipi in giro, senza rielaborare minimamente, perché non c'è una rielaborazione. Ragazzi, c'è Undi e Akira, Tetsuo. Ready? Sono tutte cose prese in giro, prese qua e là. Ok, è divertente, però a me non lascia un cazzo. Akira invece mi ha lasciato un sacco, Goonies mi ha lasciato un sacco. Cioè, non lo so, fate voi. Io sono un po' incazzato con queste serie TV perché hanno rotto gli zebedei. Questo è il mio parere su Stranger Things. Purtroppo so già che uscirà la 4, purtroppo so già che la guarderò, purtroppo so già che mi incazzerò. Ragazzi, questo è tutto per la recensione, insomma il mio parere riguardo a Stranger Things 3. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di Stranger Things 3, ma anche del 2 e dell'1, insomma quello che volete. Ci vediamo al prossimo video.